detto una madre, sì. Attenzione al filo. Amici di quartiere, lo stesso abitavamo nello stesso quartiere, a Monteverde, qui sopra, Monteverde Vecchio. Guido, domenica una partita importante, ovviamente non ti chiedo il pronostico, però dopo qualcuno c'è un'altra partita importante che potrebbe un po' aiutare tra virgolette la Roma in caso di esito positivo nel pomeriggio, la Napoli Juve, quindi la domenica può essere importante e decisiva questa domenica. Siamo una domenica positiva perché a di là di settare una domenica è quello che porta di più per i tifosi, poi c'è la partita della Roma che in caso di ritorno di Napoli la Roma potrebbe dare un punto importante della squadra di Napoli, però accanto sarà importante che la Roma faccia un risultato positivo nel tempo. Intanto facciamo un lasso e poi guardiamo Napoli Juve per tranquillità. Assolutamente. Nel 2014 corriamo uno sport che tu hai compiuto 90 anni, tu qualche attività giovanissima, a quanti anni hai lavorato? Beh, una volta ero giovanissimo, adesso sono 53. Veramente? Sono 26 anni di lavoro. 53 anni, Adriana, sta girando la seconda parte di Furore che vedremo sul canale 5. Furore 2, poi... Furore 2, dovremmo iniziare a giorni le riprese. La fiction dell'anno, abbiamo vinto il delegato, abbiamo superato i braccialetti rossi, quindi abbiamo successo, facciamo la seconda parte di Furore. Purtroppo non tutti mi hanno riconosciuto il Furore, che aveva i capelli bianchi, il Severino Pinto, Benissimo, complimenti. Grazie, grazie. L'hai intervisto? Eh? Intervista. Intervista, per il giornalista. Esatto. Però sei sportivo. Sì, sì. Sono te, se lo vuoi scusare. Dai. Ci stanno mettendo le corde. Perché è difficile trovare dei... Cioè, io adesso che non vivo più a Monteverde, ho incontrato lui che viveva vicino a casa mia. E non ci siamo mai incontrati a Monteverde, ci incontriamo. Sì, il senso di appartenenza che ha chi ha avuto molti più la chiamo sempre le tue casse differenza la gente comunque ringrazio tutti queste persone che sono qua che sono venuti a festeggiare con gli italiani e io immediatamente ho preso anche lo statello però mi fa piacere cioè, perché comunque sento la vicinanza con questi porzioni, con questi amici che hanno giocato per tanti anni a calcio e che in qualche modo hanno segnato la parte della mia carriera. Grazie. Complimenti Guido, la signora Adriana. Aspetta.